porta la tua attività sulla più grande web TV della provincia di Pavia. 500.000 di persone hanno guardato Jab TV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart TV a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot@jabtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Sta per partire la nuova edizione di Iria Castle Festival, al Casalo Visconteo di Voghera, è una nuova serie di eventi tra musica, teatro e arte. Devo dire che seguo abbastanza su Facebook. Segue la programmazione su Facebook? Sì, dalla dottoressa Marina Azzaretti, che è l'assessore alla cultura, esatto. Quello che le volevo chiedere è, lei ci andrà a questa manifestazione oppure no? Guardi, l'intenzione c'è, perché varie manifestazioni che ho visto, purtroppo poi per problemi contingenti non ce l'ho fatta, ma sinceramente sono buone iniziative. Quindi le promuove? Sì, sicuramente. Secondo lei l'assessorato alla cultura sta facendo un buon lavoro? Ottimo. Secondo lei gli eventi che vengono organizzati possono essere comunque interessanti anche per un pubblico che viene da fuori, da altre città? Sicuramente. Cosa la attira di più di Iria Castle Festival? Diciamo tutto quello che viene fatto, non bisogna mai buttare via niente nella vita, tutto. Sta per cominciare Iria Castle Festival, intanto sai che cos'è Iria Castle Festival? No. Non l'hai mai sentito? Per ora no. Di dove sei tu? Di Voghera. Ok, è un evento che viene svolto ormai da 2 anni all'interno del Castello di Voghera con spettacoli, mostre, eccetera, eccetera. Ora che lo sai, pensi che ci andrai? Se non lavoro ci vado, volentieri. Perché? Perché t'ho convinto? Perché organizzano qualcosa a Voghera, che è una città ultimamente un po' spenta, ma se organizzano qualcosa fa piacere andarci, ecco. Quindi trovi che sia una città un po' spenta, spiegaci come mai secondo te? Perché negli ultimi anni tanti locali di Voghera hanno chiuso, locali intendo bar ed aperitivo. Ultimamente vedo che si stanno un po' rigenerando, per esempio in Piazza Duomo. E in più si organizzano tante cose come questa, o come era accaduto 2 settimane fa la festa della birra. Questa città si può riattivare, ecco. Facci qualche nome di qualche locale secondo te che vale la pena frequentare e in cui vale la pena andare. Allora, qua a Voghera la cappelleria, l'artigianale, da Marino, il barocco, il Cervigna, sono dei locali anche un po' per giovani che vale la pena frequentare anche il fine settimana magari prima di andare a ballare qua in zona. Dal punto di vista invece degli eventi, c'è qualche evento che hai frequentato, passato ovviamente, qualche evento passato che hai frequentato? No, perché lavorando in un locale non ho molto tempo. Vagamente tutti gli anni c'è, da un po' di anni c'è questo. È mai andato a visitare insomma l'evento, a vedere le mostre o gli spettacoli? Sì. L'unica cosa che diciamo contrasta questo festival, contrasta insomma in qualche modo risarcisce un po' i vogheresi di dell'incuria generale che ho tenuto nella città. Non parliamo dell'utilizzo della Via Emilia nei giorni di sabato per vendite di formaggi e taglio di salumi e funghi, che è una città che pretende di essere una cittadina di un certo livello, è veramente una cosa vergognosa che l'amministrazione abbia dato questa possibilità, squalificando ancora di più la città che è già abbastanza... Che secondo lei è squalificante? Sì. Come mai? Perché in una città che si rispetti, che pretende di essere una città non mediocre, nella strada principale non si vendono i formaggi e i salumi così, e i vini e le bottiglie di vino, non si fa così, ecco. Se lei guarda le città vicinori, nessuna città succede questo, forse in qualche paese di montagna, forse. Andrà in questo nuovo Iria Castle Festival? Penso di sì, sceglierò naturalmente le cose che mi interessano, penso di sì.